Molti voci profetiche attuali affermano che stiamo vivendo i segni che preparano e indicano vicina la parusia o ritorno del Signore Gesù per la vittoria sul male e l'instaurazione del suo regno di santità, verità, pace, fraternità, profetizzato dall'Apocalisse. Ascoltiamo cosa dicono i testi del Vangelo e della Bibbia. Il Signore Gesù in Matteo 24,3 a questa domanda dei suoi discepoli: Signore, quando? Quale sarà il segno della tua parusia e della fine dei tempi? Egli risponde, Luca 21,24, Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i loro tempi siano compiuti. Dopo le dispersioni decise dagli imperatori romani nel 70 e nel 132 e 1900 anni di esilio, nel 1948 gli ebrei sono ritornati in Palestina e nel 1967 hanno anche ripreso il controllo di Gerusalemme quale loro capitale. Dunque, il 1948 è l'anno della fine dei tempi dell'evangelizzazione dei pagani o delle genti. Altro riferimento cronologico è la parabola del fico, Matteo 24,32, fico che Osea 9,10 dice essere il simbolo di Israele. Dall'albero del fico imparate la parabola. Quando le foglie spuntano, sapete che l'estate è vicina. Il fico che mette le gemme è interpretato come Israele che ritorna alla sua terra. Ed il ritorno di Gesù avverrà entro una generazione. Matteo 24,34 dice: Non passerà questa generazione fino a che questo sia avvenuto. E il Salmo 89,10 dice: Gli anni della nostra vita sono 70. Ossia, il ritorno avverrà entro 70 anni dal 1948, cioè entro il 2018. Matteo 24,7: Sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre. Si leveranno nazione contro nazione e regno contro regno. Mai ci sono state tante guerre come nel secolo XX. Per la prima volta le guerre si sono estese a tutto il pianeta, con la prima e seconda guerra mondiale e con tante altre guerre locali che hanno già provocato più di 100 milioni di morti in conflitti bellici. E dopo la seconda guerra mondiale sono già morti più di 25 milioni a causa delle guerre, con violenza e barbarie crescenti. Matteo 24,7. E ci saranno carestie. Le guerre sono molto costose e tolgono molte risorse per l'alimentazione. Un aereo di combattimento costa 25 milioni di dollari euro. Un missile telecomandato 1 milione. I proiettili dei carri armati da 2.000 a 36.000 dollari euro. L'Organizzazione Mondiale della Salute stima che un terzo della popolazione mondiale è sovralimentata e suppa gli alimenti. Un terzo è ben alimentata e un terzo è sottoalimentata e soffre per mancanza di alimenti. Nel creare insufficienze alimentari si aggiungono anche i preoccupanti cambiamenti climatici che provocano le siccità e le inondazioni, che danneggiano i raccolti e portano la fame nei paesi che colpiscono. Fame causata anche dall'enorme debito accumulato da tanti paesi del mondo nei confronti delle banche mondiali che creano denaro stampandolo e prestando questo denaro. Col sistema dei prestiti con debiti si indeboliscono sempre più i paesi debitori e si arricchiscono sempre più le banche stampatrici e prestatrici. Luca 21,11. E ci saranno pestilenze.
Nuove malattie contagiose mondiali si stanno diffondendo: AIDS, SARS, Ebola. Decine di nuovi tipi di cancro, praticamente sconosciuti nel passato. Antiche malattie come lebbra, malaria, colera, stanno diventando resistenti agli antibiotici e quindi diventano di nuovo incontrollabili. Oltre ai nuovi virus modificati in laboratorio, prodotti per essere usati come armi biologiche. Matteo 24,7: e ci saranno terremoti in vari luoghi. Nel XXI secolo sono aumentati enormemente rispetto al passato i terremoti di grande magnitudine. Nel secolo XX ci sono stati più terremoti di grande magnitudine che durante i 20 secoli precedenti, e oltre ad 1 milione di piccoli terremoti in tutto il mondo. Luca 21,25: e angoscia di nazioni per il fragore del mare e dei flutti. Ai terremoti si sono aggiunti recentemente anche i terremoti marini, gli tsunami, con le inondazioni e distruzioni. Matteo 24,9: e vi consegneranno alla tribolazione e vi uccideranno. Le associazioni come Aiuto alla Chiesa che Soffre, cattolica, e Open Doors, protestante, segnalano che attualmente il gruppo più perseguitato del mondo sono i cristiani, con un numero di vittime annuali superiori anche a quelle delle persecuzioni dell'Impero Romano. E questo avviene già pubblicamente, in particolare in alcuni stati islamici, come Iraq e Siria. Matteo 24,37. Gesù dice: come ai giorni di Noè, così sarà alla parusia del Figlio dell'uomo. E com'era la situazione ai tempi di Noè? Genesi 6,5 dice: Dio vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni desiderio del loro cuore non era altro che male. E la terra era corrotta davanti a Dio, e la terra era piena di violenza. Negli Stati Uniti siamo giunti ad un tale grado di violenza da avere un numero di morti 4 volte superiore ai morti annui durante la guerra del Vietnam, con molti giovani che uccidono altri giovani perché non comprendono più il valore della vita. Ci si chiede perché. A compimento di 15 anni, il giovane americano ha visto nei film in TV più di 35.000 morti violente e ancor più atti brutali di aggressione. Anche già i cartoni animati per bambini sono pieni di atti nefandi di violenza, e anche certa musica rock diffonde i messaggi di invito e di istigazione alla violenza. Matteo 24,12: per il moltiplicarsi delle iniquità l'amore di molti si raffredderà. Come vediamo nella vita egoista ed egocentrica di oggi. Negli Stati Uniti il 50% dei matrimoni finisce in divorzio. E come vediamo anche nella seconda lettera a Timoteo 3,1, dove è detto: negli ultimi giorni gli uomini saranno egoisti, avidi di oro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, empi, senza amore, non sopporteranno più la sana dottrina. Già nell'antichità i pagani avevano il rito di affidare a Moloch, cioè a bruciare, i neonati che non volevano. Oggi abbiamo la diffusione, protetta per legge, del diritto di aborto, che è un delitto ed un abominio dinanzi agli occhi di Dio. Altro delitto è la legalizzazione della sodomia, che
che portò Sodoma e Gomorra ad essere distrutte dal fuoco caduto dal cielo. Luca 17,28 dice: nei giorni in cui Lot uscì da Sodoma, Dio fece piovere fuoco e zolfo dal cielo e li fece perire tutti. Così sarà nei giorni in cui il figlio dell'uomo ritornerà. In quella notte uno sarà preso e l'altro lasciato, una sarà presa e l'altra lasciata. Gesù dunque dice che un segno del suo ritorno sarà la diffusione della omosessualità, gli stessi peccati diffusi ai tempi di Sodoma e Gomorra. E noi oggi siamo arrivati ancora più in basso, con la diffusione tra i bimbi della teoria del gender. Si insegna loro a scuola: non nasci bambino o bambina, questa è una violenza, ma tu stessa devi scegliere a che sesso vuoi appartenere. Così, destabilizzando e ossessionando di sesso già le menti indifese e innocenti dei bambini. Luca 21,25, Gioele 2,31, Atti 2,20. Vi saranno segni nel cielo, e il sole si oscurerà, e la luna diverrà come sangue. Nel corso del 2015 abbiamo avuto la tetrada, o quattro eclissi lunari con l'effetto di luna rossa o di sangue, corrispondenti a quattro feste liturgiche ebraiche. Questa coincidenza nel passato è stata il segno previo di avvenimenti gravi. Gli astronomi notano inoltre una intensificazione anche della caduta di meteoriti e si congettura che alcuni meteoriti più grandi potrebbero cadere sulla Terra provocando gravi danni. Matteo 24,14: e sarà predicato il Vangelo in tutto il mondo. Cioè, contemporaneamente a tutti i suddetti segni e peccati, ci saranno anche le condizioni per poter annunciare il Vangelo ovunque. Ormai, con i mezzi di diffusione attuali, stampa, radio, televisione, internet, ciò si è reso effettivamente possibile. Attualmente i cristiani stampano centinaia di milioni di foglietti e di Bibbie in tutte le lingue. Mai si è annunciato il Vangelo in tutto il mondo, in tutte le lingue, come ai nostri giorni. Matteo 24,11: e si leveranno molti falsi profeti ed inganneranno molti. E la prima lettera a Timoteo 14,14: negli ultimi tempi vi saranno quelli che abbandoneranno la fede per seguire spiriti seduttori. La seconda lettera ai Tessalonicesi 2,1 dice: riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo, prima bisogna che venga la grande apostasia e si manifesti l'uomo dell'iniquità, il quale non riconoscerà altro Dio di sopra di sé, fino a sedersi nel Tempio proclamandosi Dio lui stesso. Negli Stati Uniti iniziò a manifestarsi questa apostasia quando nel 1963 nelle scuole si proibì la Bibbia e le preghiere. Oggi in questi stessi luoghi si lascia insegnare la magia, è diffuso l'occultismo, lo spiritismo, il satanismo, la magia nera. Molti attori e cantanti si consacrano a Satana e invitano al satanismo, alla tossicomania, all'omicidio, al suicidio. E questa apostasia dal cristianesimo si sta diffondendo in gran parte del mondo occidentale. Anche l'Apocalisse conferma che l'apostasia dei cristiani prepara la venuta dell'Anticristo. L'Anticristo è chiamato in 2 Tessalonicesi 2,3 il figlio della perdizione e in Apocalisse
11,7 la bestia che sale dall'abisso. Costui riuscirà a detenere il potere ed il governo mondiale. È stato prefigurato dai precedenti dittatori. Questo personaggio avrà un magnetismo ed un'eloquenza straordinari. Giungerà al potere per avere promesso la pace e il superamento della crisi economica, proponendo un patto di pace per 7 anni, come profetizzato in Daniele 9,27, e sarà riconosciuto dagli ebrei come Messia. Ma dopo 3 anni e mezzo romperà il patto ed inizierà la persecuzione ai cristiani e ad ogni credente, fino a far sospendere ogni sacrificio, affinché tutti riconoscono solo Lui come Dio. Daniele 9,27 e Apocalisse 13,6. E fino ad imporre il suo segno su ogni persona, senza il quale non si potrà comprare e vendere. Questo sistema di controllo e di dominio è già stato introdotto nel codice a barre dei prodotti a grande disposizione, che incorpora il 666 della bestia. Metodo esteso alle carte di credito, alle carte sanitarie, eccetera, che nel microchip contengono le informazioni sensibili personali che ci riguardano. E per ulteriore certezza di identificazione si passerà ad installare il microchip, ridotto ad un granello, sotto la pelle, della mano o della fronte della persona. E così, da una banca elettronica centrale, si potrà controllare ogni persona. A quel tempo, accettare l'impiantazione del microchip nel corpo significherà accettare anche il regno dell'Anticristo, che vorrà uccidere chiunque non si sottometterà a questo. Questo è il periodo di 3 anni e mezzo, o di 42 mesi, o di 1260 giorni, è il periodo della grande persecuzione e tribolazione di Apocalisse 13,1. Apocalisse 12,1. Poi un gran segno apparve nel cielo, una donna rivestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Maria Santissima interverrà nel combattere Satana, il grande dragone rosso, Apocalisse 12,3, e l'Anticristo. E nell'attirare il suo Figlio Divino, il Signore Gesù Cristo, che con i suoi angeli annienterà Satana e l'Anticristo nella battaglia di Armageddon. Apocalisse 16,16, profetizzato da Ezechiele ai capitoli 28 e 38. Apocalisse 19,1, vedi apparire un cavallo bianco, che vista sopra è chiamato il fedele, il verace. Egli giudica e combatte con giustizia. Il suo nome è Verbo di Dio. E gli eserciti celesti lo accompagnano. Seconda lettera ai Tessalonicesi 2,8. Il Signore Gesù ucciderà l'Anticristo col soffio della sua bocca e lo annienterà con lo splendore della sua venuta. Apocalisse 9,10. E la bestia fu presa, e il falso profeta, e furono tutti e due gettati nello stagno di fuoco. Apocalisse 20,2. E il dragone, il diavolo, Satana, fu precipitato nell'abisso, e con loro tutti i loro seguaci. E poi tutto sarà rinnovato dal Signore. Gesù rinnoverà la terra intera, instaurando il suo regno di pace, di fraternità, di santità. Tutti i giusti sopravvissuti alle persecuzioni, ed in particolare i martiri. Apocalisse 20,4. Vidi le anime di coloro che erano stati martirizzati a causa della testimonianza resa a Gesù.
Questi revissero e regnarono con Cristo per 1000 anni. Essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con Lui per 1000 anni. Anche le apparizioni mariane riassunte in Fatima dicono: infine il mio cuore immacolato trionferà, il Santo Padre mi consacrerà la Russia che si convertirà e sarà concesso al mondo un tempo di pace. Dio sarà di nuovo servito e glorificato. La Madre del Cielo, che già sa cosa avverrà e sa cosa fare per salvarci, lei ci aiuterà e proteggerà nel periodo delle prove. Lei ci ripete e ci riattualizza quello che ci aveva già detto il Signore Gesù: pregate, fate penitenza, convertitevi, credete al Vangelo, confidate nell'aiuto di Gesù, il Salvatore, il Signore, il Figlio di Dio fatto uomo per la nostra salvezza e vita eterna. La Bibbia termina con l'invocazione di Apocalisse 22,21: Maranatha, Maranatha, vieni, vieni presto, adorato Signore Gesù. Abbiamo un infinito bisogno di te, della tua Santa Mamma. Vi invochiamo, vi aspettiamo con tanta attesa, con tanta gioia, con tanto amore. Signore Gesù Cristo, grazie per il tuo sacrificio che hai fatto per me sulla croce. Da oggi mi dono a te. Chiedo che tu prenda il controllo della mia vita. Da oggi chiedo che il tuo Santo Spirito apra il mio cuore, la mia mente e tutto il mio essere. Mi trasformi perché io viva in santità. Gesù, da oggi ti dichiaro e ti confesso come il mio Salvatore e Signore. Padre amato, ti chiedo nel nome potente del mio Signore Gesù Cristo che il mio nome sia scritto nel libro della vita. Preparami per quel giorno glorioso quando Egli tornerà, che io sia pronto ad accoglierlo e conformato alla tua volontà. Amen.